Le linci hanno il vantaggio che sono riconoscibili individualmente grazie al loro mantello. Le maculature sono come un'impronta digitale. Paragonando la forma e la posizione delle diverse macchie, possiamo stabilire se si tratta di individui diversi o uguali. Per gestire e conservare una specie come la lince, come prefiggiamo di fare nel progetto LifeLinks, c'è bisogno di molte conoscenze. La lince, tuttavia, è un animale raro e molto elusivo, e per questo difficile da osservare e quindi anche da studiare. La base delle nostre conoscenze è data da informazioni e reperti che raccogliamo sul campo con diverse tecniche di ricerca e monitoraggio. I ricercatori del progetto Lince Italia, insieme ai carabinieri forestali, sono molto impegnati in questa attività che va dalla ricerca naturalistica di campo al fototrapolaggio, dalla genetica alla telemetria. Produced with support of the European Union Life Financing.